La classe di rischio è l'espressione, come dice la parola, del rischio che il soggetto può, a cui il soggetto può andare incontro nei prossimi 10 anni. Viene suggerita oltretutto dall'Istituto Superiore di Sanità e viene realizzato con un programma abbastanza semplice o comunque con piccoli esami clinico-laboratoristici, l'analisi della glicemia, l'analisi del colesterolo totale, l'analisi del colesterolo frazionato e la misurazione della pressione arteriosa. Con questi 3 parametri si può tipizzare il rischio di ogni soggetto in 3 macroclassi, la classe a basso rischio che è dallo 0 al 5%, la classe a rischio intermedio dal 5 al 20% e la classe ad alto rischio. Ora, dovendo fare una vera prevenzione, il basso rischio e l'alto rischio non mi preoccupa, ma il rischio intermedio è la fascia più corposa dove io andrei a fare delle indagini di secondo livello, anch'esse molto semplici. Le indagini più semplici per poter stratificare il rischio, una volta che io ho capito la classe di rischio, sono, per quanto riguarda il cuore, il calcium score. È un TAC a bassissima dose che permette al paziente, senza nessuna preparazione particolare, la valutazione di presenza di calcificazioni nell'albero coronarico. Oppure, per guardare al territorio cerebrale, si valuta l'ispessimento medio-intimale delle carotidi, o per l'analisi del circolo arterioso periferico, la cosiddetta malattia delle vetrine, cioè la claudicazio e gli arti inferiori, un calcolo della differenza di pressione rispetto agli arti superiori che è predittiva di rischio cardiovascolare. In tutti i casi è fondamentale seguire un corretto stile di vita alimentare e soprattutto sportivo per poter mantenere il rischio nel range più basso possibile.